È arrivato il periodo estivo, siamo pronti per partire per le vacanze. A seconda della meta che scegliamo, è importante conoscere quelli che sono i pericoli che possiamo incontrare. Ma in questo video oggi vi voglio parlare dei pericoli che possiamo incontrare al mare. Uno dei pericoli è il caldo. Il caldo può portare un innalzamento improvviso della temperatura del nostro amico a quattro zampe, portandolo al famoso colpo di calore. I sintomi primari sono giramento di testa, incapacità di reggersi in piedi e bava. La prima cosa da fare è rinfrescare immediatamente il nostro amico a quattro zampe, non sulla testa, ma bensì sotto il petto e nella zona dei polpastrelli, e correre immediatamente nella prima clinica veterinaria a disposizione. Un altro pericolo del caldo, meno conosciuto e meno famoso, sono gli hotspot. Sono delle piccole piaghe che vengono a crearsi sulla pelle del nostro amico a quattro zampe, anche questa data dal caldo e dall'umidità che intrattiene il pelo. Un altro elemento molto pericoloso per il nostro amico a quattro zampe è il sole. Eh sì, ragazzi, anche i nostri amici a quattro zampe si scottano. È bene munirsi di una protezione 50 più oppure una protezione specifica per animali. Le zone più a rischio sono ovviamente sotto la pancia e nella zona dei genitali, dove il nostro cane è privo di pelo. Sfatiamo il mito che rasando il cane soffra meno il caldo, anzi si rischiano scottature maggiori. È molto importante proteggere soprattutto quei cani dal pelo chiaro e raso. Non tutti sanno che l'acqua salata del mare può generare dissenteria e vomito se bevuta in alte quantità. Inoltre, l'acqua salata del mare, se bevuta in altissime quantità, può generare una vera e propria intossicazione, chiamata ipersodimia. In questo caso il nostro cane avrà forti attacchi di vomito e dissenteria. Non ci resta anche in questo caso prenderlo e portarlo nella prima clinica veterinaria. L'acqua del mare, inoltre, essendo ricca di salsedine, può generare dermatiti. Per questo è buona cosa lavare il nostro cane con acqua dolce tutte le volte che facciamo il bagno in mare. Un altro pericolo che può portare l'acqua sono le otiti. Infatti, entrando nel padiglione auricolare, generano un ambiente umido che favorisce la proliferazione di germi e batteri. Quindi, anche in questo caso, è buona cosa asciugare molto bene il nostro amico a quattro zampe, non solo sul corpo, ma anche nella parte delle orecchie. Ultimo, ma non meno importante dei pericoli che possiamo incontrare al mare, è la sabbia. La sabbia è molto calda, sappiamo benissimo quanto scotta spostarsi da una parte all'altra della spiaggia senza ciabatte. Ecco, ricordiamoci che il nostro cane non ha l'infradito, quindi è buona cosa proteggere i polpastrelli del nostro amico a quattro zampe con delle apposite creme. Tutti questi pericoli non devono impedirci di goderci una vacanza serena insieme al nostro amico a quattro zampe. L'importante è conoscerli per essere pronti nell'intervenire se per caso dovesse succedere qualcosa. Un ultimo consiglio che vi voglio dare è procuratevi una pettorina galleggiante. Un altro mito da sfatare è che i cani sappiano nuotare a prescindere. No, non è vero ragazzi, i cani non sanno nuotare e se non sanno nuotare è molto facile che nel giro di breve possano affogare. Quindi mi raccomando, munitevi anche di una bellissima pettorina galleggiante per godervi appieno quelli che possono essere i bagni in acqua insieme al vostro amico a quattro zampe. Se hai trovato questo video utile, ricordati di iscriverti al canale, mettere un bel like e accendere la campanella per essere sempre aggiornato sugli ultimi video in uscita. A presto!